ci sono pezzi che possono durare una vita intera, perché non invecchiano mai. Anzi, più passano gli anni e più diventano belli, perché acquistano il fascino del vissuto. È il caso dei giubbini in pelle, quando hanno pelle di qualità. Però c'è un però, l'elemento negativo della pelle è la bassa traspirabilità. Quando fa caldo con la pelle si suda. Proprio per questo oggi vi voglio parlare di due capi simili all'apparenza ma diversi nella sostanza. Uno è il classico giubbino in pelle che indosso, l'altro è un retato misto pelle e tessuto a suo agio nelle stagioni calde. Fanno parte della linea Urban di casa Triumph e sono entrambi, oltre che maledettamente belli, anche dannatamente ben fatti. Ma andiamo con ordine e partiamo dalla pelle. Lui si chiama Braddan ed è il giubbino per antonomasia, un super classico. È fatto in pelle pieno fiore con spessori importanti, come si faceva una volta. Lo tocchi e ne percepisci la qualità, lo guardi e resti colpito dalle cuciture trapuntate nella zona delle spalle e della patella, dai soffietti elasticizzati nella parte alta e in quella bassa, a tutto vantaggio del fitting. La linea da giubbino in pelle è quindi abbastanza fasciante, ma le taglie sono abbondanti, considerate che quello che indosso è una media. Ha degli accorgimenti tipici degli anni 70, è infatti dietro un po' più lungo e ha il profilo stondato, al doppio bottone di regolazione sia in vita sia sul collo dal taglio basso e quattro asole di areazione con finitura metallica sotto le ascelle. Molto belle le cerniere metalliche talon a maglia larga che impreziosiscono il prodotto. Sono tre, quella di chiusura e le due sulle tasche. All'interno la giacca è foderata con un raffinato tessuto rosso, quasi damascato, rifinito con una trapuntatura. E in più sono presenti altre due tasche. Essenziale, pura e semplice come si faceva una volta, la Braddan non ha membrane o interni staccabili. Però pone attenzione alla sicurezza grazie alle ottime e confortevoli protezioni di 3O, certificate e removibili su spalle e gomiti. E in più di serie c'è anche il paraschiena, sempre di 3O. Se siete rimasti incantati dallo stile della Braddan, ma avete intenzione di utilizzarla prevalentemente in estate, una scelta saggia potrebbe essere la Braddan Mesh. Qui la pelle piazzata nella parte alta si mixa alla cordura nelle aree più esposte e ai dettagli a rete Airflow per aumentare la ventilazione nella zona frontale. Per il resto la Braddan in tessuto mantiene lo stesso look della Braddan in pelle e stesso dicasi a livello di regolazioni e scelte tecniche. Questo perché le dime di taglio dei materiali delle due giacche sono esattamente le stesse. Semplicemente questa giacca vuole essere più fresca e non a caso sulla schiena ci sono due lunghe prese d'aria che agevolano il ricircolo dell'aria, oltre alle medesime asole di areazione nella zona delle ascelle. Tutto uguale anche dal punto di vista delle protezioni, ma cambia molto all'interno, dove c'è una fodera traforata, ma soprattutto uno strato impermeabile e removibile che amplia il campo di utilizzo di questa giacca. Tutti e due i capi hanno il logo Triumph ben visibile nella parte bassa della schiena. Sono perfetti da indossare anche senza moto, ma ti rendono riconoscibile come motociclista, anche quando non guidi. Due bei pezzi insomma, disponibili in un solo colore nelle taglie dalla S, quella in rete anche XS, alla XXL e che hanno il plus di non passare mai di moda. Stile uguale quindi, ma prezzi diversi. La Braddan Mesh in rete è in vendita a 350 euro, mentre la versione in pelle, disponibile anche con pelle forata, a 520 euro. Non costano poco, ma sapranno accompagnarvi in moto e non solo per parecchie stagioni.